All'interno della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra in tutto il mondo il 29 di settembre, abbiamo creato un contenitore di eventi per la giornata, che vanno dallo screening, che si svolgerà mattina e pomeriggio nella chiesa, ex chiesa di Sant'Agostino, e all'interno del quale l'obiettivo è far capire una volta in più che corretti stili di vita possono salvare la vita, e quindi cerchiamo di prevenire gli eventi maggiori. Alla sera ci sarà la cena, che ha la finalità di raccogliere fondi per le iniziative che facciamo nelle scuole. 10.000 ragazzi sono già stati formati nelle scuole di Piacenza e provincia, con 180 studenti che sono i nostri istruttori peer to peer, che insegnano agli altri ragazzi, e oltre 1.800 insegnanti formati all'uso del defibrillatore. Quindi manteniamo alti questi numeri perché sono un investimento sul nostro futuro. E un nuovo defibrillatore sarà giusto inaugurato oggi pomeriggio alla Camera del Lavoro. Sì, abbiamo questa donazione che permetterà di mettere un punto in più all'interno della mappa dei 914 defibrillatori cittadini e provinciali. Negli ultimi 5 anni abbiamo visto che il 64% delle persone che salviamo è grazie a defibrillatori pubblici, quindi messi nei luoghi pubblici. Vi ricordo quello all'ufficio del catasto recentemente in Amazon, quindi sono sempre di più i defibrillatori pubblici, essendo tanti, pari a uno ogni 300 abitanti a Piacenza e provincia, che salvano le persone.